cari amici, in piena curva, Father Mauri da piena curva, cercherò adesso di attraversare le uniche strisce pedonali in piena curva. Che ne dici, Mauri? Sì, strisce pedonali in curva. È pericoloso questo punto perché è trafficato e che ci sono le strisce pedonali in curva, si rischia di essere investiti. Incredibile. Quindi, di conseguenza, direi di stare attenti, di non essere un po' sprovveduti qui perché cioè, infatti le strisce sono strisce in una pedonali. In una posizione un po' di nella terreno. Piena curva. Ecco, così si vedono bene in piena curva senza poter vedere di là. È incredibile. Le gazze ladre, sono degli uccelli. Fantastici. Mauri, le gazze ladre. Visto, le gazze ladre, tu non le hai mai viste così ravvicinate, eh? Infatti. Sta facendo video, no? Sì, sì. Ah, sì, sì. E cari amici, si inizia, si parte. Olgiatolona, Marnate. Bene. Amici, proprio mentre si sente un rumore di un aereo che vola, abbiamo sentito, siamo a Olgiatolona, quindi siamo tornati verso il fiume Olona, Valle Olona, in provincia di Varese, verso Bustarsizio, e oggi siamo a fare un urbex che comprende anche un luogo, Mauri? Un luogo di ricordo di una tragedia degli anni 50, fine anni 50. Del 26 giugno 1959, la tragedia di un aereo quadrimotore, ovviamente a elica, di costruzione statunitense, che cadde qui, era sul volo Atene, Malpensa, Milano Malpensa, Chicago, Parigi, Chicago, ed erano soprattutto greci. Quindi, in segno di rispetto per le vittime, abbiamo questa fascetta scritta in greco antico, perché i greci pregano in greco antico, sì, ancora al giorno d'oggi. E qui sono ricordate le vittime. Sugli estinti non sorge fiore, ove non sia d'umane l'odio onorato ed amoroso pianto. E quindi siamo qui in questo 27 febbraio 2019, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, come Mauri Cannel, come canale di Maurizio, e come Urbex Travel. Cioè, sono tre canali che dedicati un po'. Dedicati a diversi generi. Diversi generi, ho voluto su. Tra cui anche gli Urbex. Ce n'è per tutti i gusti, anche se insomma dipende. Molti preferiscono più magari la goliardia, ma a volte sono anche. E anche queste cose, quindi è giusto trattare più generi e nel momento occuparci del ricordo. Giusto. È importantissimo. E poi io non lo sapevo neanche, me l'hai detto tanto che non mi ricordavo. Quindi io abbiamo queste fascette in greco antico, il rispetto delle vittime. Andiamo a leggere la targa, così capiremo meglio di cosa si tratta. Mauri, prendi la videocamera. Oggi al 27 febbraio, prendi tutto Mauri, al 27 febbraio 2019 ricordiamo le vittime del 26 di giugno 1959, oggi 27 febbraio. Leggiamo la targa.
dove venerdì 26 giugno 1959 alle ore 17.33 fulminato dalla fatalità cadde la fusoliera del Super Constellation L1649A Starliner numero 73 13C Trans World Airlines, volo 891 Atene Chicago, e dove verso l'immortalità si librò lo spirito delle 70 vite umane di 8 nazionalità: USA, Italia, Francia, Regno Unito, Cile, Germania, Israele e Egitto. Nel 50° anniversario, la popolazione del Giatelona dedicò via 25 giugno e questa lapide via 26 pose. Giugno, questa lapide pose memoria rinnovata della storia, ma e poi sì, omaggio alle vittime, no, letto, sì. omaggio alle vittime del disastro aereo, poi è un po' cancellato. Ma... aereo. Venerdì 26 giugno 2009. Conforto per il dolore dei loro cari. Venerdì 26 giugno 2009. Allora Mauri, racconta un po' la cosa. Cosa accadde? Però prendiamo tutto. Allora, quindi possiamo anche raccontare la storia qua, allora. Sì, sì. No? Gennaro. Cari amici, va ricordato assolutamente questo momento, Mauri, tal quale ricordiamo come avvenne, purtroppo, perché la memoria è molto importante. Sempre ricordare chi e i fatti, anche per evitare di ripeterli. La memoria è importante per ricordare le vittime e per ricordare di non ripetere mai le stesse fatti. Allora, questo aereo, si tratta dell'aereo caduto del 26 giugno 1959, è un quadrimotore naturalmente. Ancora a elica, sì, ovviamente. Degli anni 50, sì, a volte per motivi proprio storici li fanno ancora volare questi aerei, sì, sì. Però naturalmente con tutto ciò che occorre sono solo dei giri di prova, tanto per fare un po' turismo. Però devono essere dei piloti bravissimi per pilotare questi aerei. Cosa succedeva? Che per andare a Chicago in realtà ci volevano un sacco di ore. Questo aereo partiva da Atene, ecco perché le strisce nere in greco antico, come pregano ancora oggi in Grecia, in greco antico pregano. E cosa succede? Parte da Atene, scala Malpensa, Milano, quindi Milano Malpensa, scalo a Parigi e scalo anche a Chicago. Però cosa succede? Questo aereo, quando sale da Malpensa, quindi dall'aeroporto di Milano Malpensa, però c'è un temporale, un forte temporale al 26 giugno 1959. C'è un forte temporale e un fulmine prende in pieno l'aereo, ma non lo prende, non colpisce l'aereo in un punto qualunque. No, colpisce il serbatoio del kerosene. Lo colpisce, allora il serbatoio era coperto comunque, era protetto in un qualche modo. Non c'era però ai tempi il parafulmine e cosa succedeva? Il serbatoio era proprio sotto la carlinga, sotto le ali, all'altezza delle ali e sotto la carlinga, sotto, perché si riteneva che fosse più protetto. Però il fulmine colpisce, non riesce a colpire il serbatoio, perché il serbatoio era coperto all'interno in un intercapedine, sì, sì. Colpisce il manicotto, come si dice, il tubo del serbatoio. Allora va proprio dove il serbatoio ha inizio, sul tubo del serbatoio, e lì prende il serbatoio, l'aereo esplode in volo, si spacca, si distrugge e cade. C'è da dire una cosa, che quel
che quel modello non è più stato utilizzato, cioè più avanti negli anni, è stato utilizzato solo come modello di aereo per rifornimenti in volo di altri aerei. Perché? Perché aveva un serbatoio talmente capiente, talmente enorme, talmente grande, che addirittura la fusoliera dell'aereo, l'aereo non era proprio come noi oggi conosciamo, bello curvilineo per tagliare il vento, e aveva sotto questo serbatoio che si vedeva, era come una coppa, era una curvatura dell'aereo sottostante. E cosa succedeva? Era un serbatoio quindi enorme. Allora poi non furono più costruiti serbatoi così grandi, perché la verità di questo aereo quadrimotore era il pericolo del serbatoio, era un serbatoio troppo capiente, troppo grande. Perché? Perché per andare a Chicago si diceva ci mettesse 4 ore in meno in totale degli altri aerei, perché aveva dei motori più potenti. Ovviamente consumavano, infatti Mauro, consumavano più cherosene e quindi aveva bisogno di un serbatoio più capiente. Però questo è stato un danno, perché avere un serbatoio enorme fece sì veramente di fare il botto in una maniera terrificante. L'aereo esplose in volo e cadde qui in Valle Olona, a Olgiate Olona, provincia di Varese, 26 giugno 1959. Era giusto dare anche i fattori tecnici. Onoriamo le vittime anche col ricordo. E l'onore loro, la dimostrazione. Allora, il video lo facciamo come testimonianza, ricordo per le vittime. Onore loro, abbiamo la fascetta nera in greco antico. Mauri, quindi no, un pensiero. È un pensiero giusto, insomma. Prima di andare all'Urbez si trova questo luogo dove riposano le vittime, nel senso le vittime poi sono tornate ai loro paesi. Sì, beh, diciamo che questo è il ciclo di ricordo, perché erano tutti stranieri. Quasi. Però anche italiani, comunque vittime di varie nazionalità, abbiamo letto. Sì, beh, c'era un mondo intero sull'aereo, in effetti. Cari amici, bene, riprendiamoci il monumento. Riprendiamoci il monumento. E continuiamo un po' più in qua. E cari amici, bene, continuiamo con le riprese. Abbiamo onorato le vittime di un incidente aereo. Prendi la videocamera, Mauri, fa vedere la fascetta. Ok. Vedete, cari amici, in greco antico, come pregano ancora i greci oggi, in onore delle vittime, abbiamo la fascetta in greco antico. Ok, perfetto. Bene, continuiamo. Ciao a tutti. Cari amici, siamo finalmente Valle Olona e Fiume Olona. Il mitico Fiume Olona, qua tra Olgiate Olona e Marnate, in questo punto crea delle piccole cascate. Fa vedere Mauri, che bello. E adesso andiamo appunto verso l'Urbez, dopo che passeranno le automobili, naturalmente come al solito capita sempre al momento giusto, di là. E poi anche, però, facendo vedere il fiume, no? Anche. Ah sì, no, sì, sto scusa. Guardando di là. Benissimo. Che ho messo... cari amici, bene.
cari amici, la ferrovia della Valmorea. Ricordate la ferrovia della Valmorea? Siamo ritornati in un ramo secco della ferrovia praticabile. Quindi noi oggi cosa faremo, cari amici? Visiteremo questo ramo secco della ferrovia per andare all'Urbex, ovviamente. E sarà una giornata fantastica, perché tanto per cambiare siamo stati un po' attenti col meteo, e quindi bene, venite cari amici. Qua passiamo sotto il ponte di Olgiate. In bomba la voce, fa sentire oh, si sente. venite, se eravate un attimo, stavate vedendo il video, cosa è successo, no? Facevamo l'eco, cari amici. Allora, bellissimo, vedete la ferrovia abbandonata continua. Mauri, bello sto posto, infatti qui c'è tanto da vedere, soprattutto sono posti tranquilli, si può fare riprese senza che nessuno abbia da dire. Questo è praticabile, anche ciclabile in qualche modo, e va bene. E si continua, cari amici. Cari amici, ci siamo riusciti, siamo a un gazzificio in Vallolona e in questo momento cosa facciamo vedere? Degli alberi che sono entrati a crescere dentro, sono cresciuti a fianco al muro, all'interno, hanno spaccato il muro e sono cresciuti. Mauri, prendi la videocamera e facciamo vedere tutto la natura. Prendila anche da più lontano per far vedere tutto. Troppo bello. Cosa ne dite, cari amici? Va su, fuori, ha sfondato il tetto persino. È la gioia della natura. È cresciuto qua dentro. Posiziono la videocamera e ci mettiamo un attimo a spiegare queste cose così felici. Mettiti lì, Mauri. Bene. Là. No, ma più vicino. Ecco, più vicino. Sì, ma bene. Allora, cari amici, l'orgoglio della natura che riprende possesso. Però cosa dobbiamo dire? Perché partiamo dalla natura in questo urbex? Perché questo è un gazzificio che ha lavorato 100 anni fa e poi anche produceva garza, vende la garza per i gessi di chi si fratturava, con addirittura del gesso che si attaccava automaticamente mentre la garza
prendeva corpo mentre si annodava la gatta. Umidita un po' e si indurisce. Praticamente all'inizio aveva quell'umidità perché lo aprivano, lo giravano intorno dove serviva e poi si induriva. Perché già si faceva seccando. L'umidità poi si secca, quindi in questa maniera facevano una volta proprio i gessi per chi si infortunava. Durante la prima guerra mondiale questa fabbrica, quindi da 100 anni fa c'era questa fabbrica, produceva la benda, la gargia e il gesso per appunto chi si infortunava, per anche i militari in guerra della prima guerra mondiale. Quelle gare adesso non le fanno più, forse quelle proprio. Sì, adesso le fanno diversamente, una volta però, che si attaccavano. Però si legavano troppo attaccate. No, praticamente erano umide, si prendeva l'umido e si induriva, e si attaccava. Ed era quindi il gesso, automaticamente si creava il gesso per chi si infortunava. Allora, c'è da dire questo, noi abbiamo iniziato appunto dalle piante perché le piante sono entrate nella fabbrica, perché questa fabbrica ha 100 anni, ci piaceva iniziare da qui. Bene Mauro, iniziamo, prendi il tuo zaino e la videocamera e io prendo il mio zaino. Ok. Cari amici, andiamo adesso a vedere un camion di 100 anni fa. Pensate. Allora, per i trasporti lunghi, qui arrivava la ferrovia della Valmorea che abbiamo visto prima, per i trasporti brevi qua in provincia di Varese c'era un camion che partiva da qui e riforniva le farmacie, ciò che serviva, anche poi, prima guerra mondiale, tutte le zone di frontiera. Però il camioncino per i piccoli trasporti, ovviamente, è il treno per le lunghe destinazioni. E si continua, cari amici. Beh, vuoi mettere la tracollo? Sì. Mauri, che... Cazzo, è un posto suggestivo, abbastanza... È uno dei migliori forse che abbiamo fino adesso. Perché abbiamo trovato delle cose incredibili. Abbiamo trovato cose interessanti, perché solitamente sì, si trovano macchinari, ma non si trovano materiali che si usavano. Invece lì qui si è trovata proprio la roba, il prodotto finito. Cosa che si produce, sì. E qua poi c'è un altro reparto. Vedete, i reparti sono parecchi. Quei antichi portoni. Sì, portoni belli. Ebbene Mauri, continuiamo. Adesso puoi tenere la videocamera così. Sì. Venite cari amici ad esplorare. Allora, sono voluto iniziare dalle zone proprio in... qua vi faccio vedere. Poi lì ci sono le scale per salire su. Qua, cari amici, il mitico Fiumelona, adesso raddrizzo, il mitico Fiumelona, era tutto inquinato che scaricava anche qui la fabbrica, secondo me scaricava. Passava di qua. Ma anche da questa fabbrica scaricava una volta dentro. Certo che scaricavano nell'Olona, Ma qua Mauri noto delle scale. Qua Mauri, cos'è? Ho un bagno. No, è un bagno. Che indovinate, scaricava direttamente nel fiume. È un bagno che scaricava nel fiume, Mauri. Inquinava il fiume. Certo, una volta sì. Sta come mai. Sì. Bello, vi voglio far vedere. Riprendimi con tutta la finestra. Mica che polvere. Che dite, cari amici, eh? Bell'urbex. Bell'urbex. Wow. Mettete un like, iscrivetevi se volete, se potete. Noi facciamo arte, anche questa è arte. Sì, e ciò che andremo a vedere sarà incredibile. Per questo sono voluto subito iniziare da qui. E qua, cari amici. Sì. Un camion. Riprendi tutto, Sì, guardate che bello. Un camion, vieni a riprendermi da lì, così da lì mi riprendi tutto perché è troppo bello. Io, cari amici, sembro a volte, poi cercherò di dimagrire ovviamente anche,
sembro molto perfezionista, no, nel video, però perché è storia questa, questo qua è qualcosa di mega galattico, un camion risalente alla prima guerra mondiale, un camion di 100 anni fa, si può assolutamente dire. Mauri, riprendi anche da lì, fai il giro del camion di là, riprendimi da lì, ma anche da là, beh, anche da qua e da lì con tutto il camion. C'è ancora il motore. Da lì, dai, voglio fare... Hai il sole contro qui, Il sole che butta qua. Voglio fare però come se fossi un... ma si vede male, c'è la luce del sole contro. Allora viene all'ombra. No, te lo dico. Lì, viene all'ombra. Però mettiti all'ombra lì, io voglio mettermi a guidare, oppure lì però rivolto in qua. Lì. Rivolto lì? In qua, sì. Perché io lo so, cari amici, mi sembra un fissato della perfezione e me ne compiaccio in questa maniera. La perfezione, se ti tolto la stanchezza, la perfezione del poggia cosa. Allora, la perfezione, cari amici, voglio farvi vedere, salgo su un camion di 100 anni fa della prima guerra mondiale. Di questi camion ce ne sono pochi al mondo. Io vorrei tanto che un museo si interessasse di questo camion. Allora lì potete capire la mia perfezione, perché è storia. È storia, deve stare in un museo. Qualcuno faccia in modo di prendersene cura. Non curarsi di me. Cura di questo camion. Vieni, Mauri. Da lì. Fa vedere che mi metto alla guida. Cari amici, quale cosa più bella quella di poter guidare un camion? Ma forse viene meglio da lì. No, va bene qua, L'inquadratura, ma anche da lì, dietro, se puoi. Inquadratura. No, ma si vede bene anche da qui, Cari amici, guidare un camion di 100 anni fa. È fantastico, dovrebbe assolutamente questo camion stare in un museo. Adesso continuiamo il video, facciamo magari un'ispezione, così facciamo un video anche, ci mettiamo insieme io e il Mauri a cercare di pilotare questo posto. Mettiamoci alla guida. Mauri, dove andiamo? Andiamo a Milano, facciamo un giro a Milano. A Milano, al castello, torniamo al castello a Milano. Cari amici, guidiamo un camioncino nuovo di pacca, prima guerra mondiale. Quello è suona. Cari amici, mettete un like, iscrivetevi. È un camion di 100 anni fa. È incredibile. Incredibile. Vi faccio vedere. È incredibile. Vi porto a farlo vedere. A mostrarvelo. Mauri. Sì, sì. Allora faccio vedere dietro. Allora, dentro ha ancora un contachilometri, 980 chilometri ha fatto, pochissimo. In realtà per un camion del genere ne ha fatti tantissimi, 980 chilometri. Qua una specie, scusate, di clacson, era qua sotto, i tasti, sempre tre, si pigiavano. Qua le cose, questi sedili, il cambio, guardate che roba. E Mauri, devo far vedere prima qua. Motore, guardate, la ventola, è incredibile. Il radiatore, c'è il filtro. E cari amici, beh, saluto. Bene, troppo bello da lì, troppo bello. E continuiamo dall'altra parte.
E cari amici, il locale dietro la ciminiera che dava sull'Olona. Guardate che bello. Che bello nel senso del panorama. Artistico. Se ti vai giù dalla finestra, buon bagno. Si potrebbe fare... Chi è imbarcato il giorno? Avrei imbarcato. Cari amici, abbiamo trovato altri resti di macchinari. Sì, infatti. E facciamo vedere questo locale, quel locale che ha turbine, qualcosa. No, il caldaio e turbine, caldaio e turbine. No, secondo me fare anche il gesso, poi cioè, che cazzo ho messo qualche lavorazione. Prendi la videocamera, facciamo una rapida panoramica. Cari amici, ne vale la pena. Ne vale la pena. Allora. Queste sono tipo delle caldaie, resti di caldaie. E poi, bene Mauri, faccio vedere di là. Qui infatti ci sono allora, macchinari di roba, sì. Anche lì sono quelli del gasolio, secondo me. Quello, no? Qua altre parti, qui dei contatori. Con qualcosa forse elettrico sotto, sopra, e poi la parte anche qua con altre caldaie da questa parte. E qui secondo me Gennaro ci cuocevano il gesso e qui facevano un'altra lavorazione perché dentro ne mettono i mattoni quasi. Quindi secondo me facevano qua. Era coinventato, cuocevano il gesso, esatto Mauri, ma perché vedo che è tutto bianco, Sì, lavoravano, poi qui c'erano i cassoni. E qui terra rossa, terra rossa, ma forse perché in realtà prima era bianca, ma poi si è tutto arrugginito. Bene, bene. Aspetto che siamo a posto. Attenzione. Beh. A posto. Il magazzino delle garze in cotone. Cari amici, da Marnate, provincia di Varese, è un'altra città, non è Malnate, Marnate, al gazzificio, quindi Mauro, gazzificio sanitario e Ceschina. Eh sì. Adesso sta venendo già un po' il tramonto, ma il tramonto dobbiamo stare attenti. Sì, ma ce la facciamo, è vero? Sì, sì. Sapete com'è il tramonto dei luoghi abbandonati, ma ce la facciamo. Infatti. Quindi Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Urbex Travel, il canale di Maurizio, e poi Mauri Canne nella vita in corsa, al 27 di febbraio 2019 da una fabbrica che faceva le garze, le bende da per chiudere le persone che avevano avuto fratture. Fratture, sì, sì. E adesso faccio vedere le ultime ispezioni. Tutto ciò che era il magazzino, sì, questo Mauri. Si vede, ce l'ho con le bombine, anche se ormai sono, però comunque sono... Ah, come dicevi prima, quindi bello a livello artistico. È bello a livello artistico, sì. Comunque là, c'è una marea, qui c'è la piccola tavola. E qua, allora, riprendo.
la benda gessata per proprio le cuciture. E anche qua abbiamo benda gessata a rapidissima presa. E appunto bello a livello artistico, quindi. Benissimo. Bene. Bello, ma sì, è bello artisticamente, però è bello. Artisticamente bello, naturalmente. Artisticamente, sempre artisticamente. Ovviamente, Mauro, vieni qua, così siamo inquadrati. Gli urbex sono ciò che ci riprendiamo, quindi per un giorno noi ci siamo ripresi la nostra storia, la storia lavorativa di tutti, metaforicamente, di tutti quelli che hanno lavorato qua. Ecco, esatto. Da Gennaro Giulmini, youtuber Mauri,